Che fine ha fatto l'accordo sul protocollo Valseriana? La domanda è di Luigi Bresciani, segretario generale della CGIL Bergamasca, di fronte alla situazione occupazionale della valle, le cui aziende chiudono i battenti una dopo l'altra. Il segretario stigmatizza il tempo intercorso tra la firma del protocollo il 6 aprile scorso ed oggi, un lasso di tempo in cui, a suo dire, nulla di concreto è stato fatto per il rilancio dell'economia della valle. Il protocollo, dal titolo Progetti e programmi per il rilancio della Valseriana e delle aree di crisi della provincia di Bergamo, era stato firmato dalla Confindustria, da Imprese e Territorio e dai sindacati e pianificava un'intesa comune per tentare di uscire dalle secche delle difficoltà strutturali locali e della crisi globalizzata. L'accordo aveva visto il contributo delle diverse organizzazioni produttive, commerciali, cooperative e sindacali del territorio e prevedeva il recupero di risorse economiche, la costruzione di una rete di cooperazione pubblico-privato, il lancio di servizi di assistenza alle aziende, progetti di impresa e investimenti in settori innovativi. A ormai 6 mesi di distanza da quella firma, dice Bresciani, le richieste d'aiuto dei lavoratori non sono state ascoltate. Anche la domanda al Fondo europeo per la mondializzazione, che interviene al 65% con risorse europee ad agevolare progetti di selezione, orientamento, formazione, ricollocamento e sostegno al reddito dei lavori disoccupati e mobilità, inoltrata tramite il Ministero del Lavoro, non ha avuto risposta, così come la richiesta ai parlamentari bergamaschi di sveltirne la procedura. La denuncia della CGIL si conclude con un appuntamento, una riunione a breve della cabina di regia del progetto Valseriana, per non perdere l'ultima occasione di cambiare il volto produttivo della Bergamasca, puntando alla qualità, alla riconversione produttiva e agli investimenti nei settori innovativi, ma anche nel terziario avanzato, nel turismo e nella cultura.